Le contestazioni sono state tantissime, sono iniziate già mesi fa ed è proprio in queste contestazioni che ci siamo ritrovati, io e Rosa, che veramente in qualità di attivisti comunque del movimento, dei gruppi locali del Movimento 5 Stelle, non ci eravamo mai incontrate comunque, e quindi è lo stesso con Lucia, insomma, sulla rete. Io ho per prima insomma trovato il gruppo Fuzia, un gruppo libero dalle appartenenze politiche, sindacali, aperto veramente a tutti gli operatori, a chi vuole difendere la scuola pubblica della Costituzione. E per puro caso Lucia è passata al banchetto del Movimento 5 Stelle, ci siamo riconosciuti e ho detto ma come Fuzia, ma io sono una fondatrice, non le proponevo di entrare così. Propongo anche a voi per tenerci comunque in contatto perché è un gruppo proprio di coordinamento libero, aperto a tutti e tale vogliamo che resti. Quindi più siamo, più possiamo mantenere libero questo gruppo, così come il Movimento 5 Stelle che in realtà è nato dai gruppi locali. Non siamo un partito, lo ribadisco, perché nel cuore siamo cittadini. E veramente fa male quando poi in strada ti dicono vabbè ma anche voi siete uguali agli altri, siete tutti uguali, non c'è speranza, la rassegnazione a questa politica, a questa ormai che non è più una democrazia, ma è una democratura, veramente una dittatura mascherata da una Costituzione che viene calpestata tutti i giorni. E Rosa ci racconta invece delle battaglie che lei in prima persona non ne ha persa una ruma. Mi presento, sono Rosa Contò, per chi non mi conosce, sono una docente e un'attivista del Movimento 5 Stelle di Sant'Antonio Abate, del Meetup Amici di Beppe Grillo. Sono una di quelle docenti che si è spesa realmente senza riserve. Sono stata presente sin dalla prima manifestazione a Roma, oltre a quello grande sciopero del 5 maggio. Ai flash mob e in concomitanza ho voluto anche nel mio paese con il mio gruppo di attivisti fare il flash mob per sensibilizzare un attimino, perché la cosa più brutta è proprio questa, che c'è stata pochissima informazione, o meglio il messaggio mediatico che è passato è stato quello del precariato e di questo preside sceriffo, senza poi scendere realmente nei dettagli della riforma. Tengo a precisare, lo ribadisco più di una volta, il Movimento 5 Stelle, sì, perché nelle battaglie in mezzo alla piazza, quando la televisione non li faceva vedere, i parlamentari del 5 Stelle, oltre a lottare là dentro, hanno lottato per la strada, al nostro fianco. Sono stata presente tra l'altro i 3 giorni al Senato, quando il DDL veniva votato al Senato, e ricordo proprio il giorno in cui lui ha chiesto la fiducia, sono scesi. E la Montevecchi piangeva e tremava come una foglia, perché in effetti non è semplice distruggere la cultura nel silenzio mediatico. Inoltre poi ho detto, non so se ringraziarli o meno, entrare nella Camera quando si votava questa riforma. Si votava questa riforma con una superficialità da brivido. Infatti a un certo punto ci scendeva una lacrima negli occhi, io vanto 22 anni di precariato. Arrivo adesso alla soglia, sono la prima a Roma in graduatoria, verrò assunta e mi hanno tolto anche la gioia di gustare questo ruolo. Questa è la rabbia più grande che porto, perché non mi sono mai voluta piegare. Ho lavorato qui nella privata, ho fatto 6 anni di scuola privata e poi ho vinto il concorso me ne andai. E non mi sono voluta piegare, non ho voluto abbassare la testa, volendo forse oggi già sarei di ruolo, avrei insegnato qua chissà da quanti anni. Sono stata una che ha lottato prima con se stessa per non piegarsi e questo DDL invece oggi mi porta a piegare la testa. Il motivo di questo incontro è proprio questo, di fare rete tra noi, perché noi siamo la forza. Loro ci hanno, la Giannini ci definì in una manifestazione degli squadristi. Invece lui, il Presidente del Consiglio, all'ultima manifestazione a Roma, Montecitorio, sotto questo caldo, eravamo in piazza, non so, per TV, ci definì dei pagliacci, solo per avere un po' di visibilità mediatica. Io lanciai anche un hashtag, gli dissi, noi siamo gente seria, seriamente ti lotteremo fino alla fine. Io ci credo.
E ci conto, se noi creiamo tra noi realmente una rete, possiamo farcela, non ci dobbiamo piegare. Questo era il rammarico più grande, perché abbiamo avuto questo incontro oggi, perché noi siamo anche il popolo che si adegua una volta che la riforma è entrata, diciamo, comincia ad essere attuata, e noi come popolo siamo quelle persone che abbassano la testa, bene o male sceglie la parte migliore, e invece no. Non possiamo, perché loro con tantissima superficialità, voglio dire questa cosa, quando votavano gli emendamenti, prima del giorno del voto finale, votavano gli emendamenti senza prestare un minimo di attenzione, minimo. Non sapevano neanche cosa. No, no, realmente non lo sapevano. La maggioranza era seduta, tutto ognuno di loro a fare i propri comodi sulla nostra pelle, giocavano sulla pelle. Sono testimone, perciò ho detto, non so se ringraziare questi ragazzi che ci hanno dato la possibilità, perché abbiamo toccato con mano, eravamo io e Mara, ogni tanto ci guardavamo, perché anche a noi capita durante un collegio docenti di distrarci un attimino, poi ritorniamo di nuovo. Là invece siamo state dalla mattina dalle 10 fino alle 8:30 di sera, votavano gli emendamenti senza prestare di tanto in tanto un attimo di attenzione, erano presi da tutt'altro. C'è anche da dire che ci sono le commissioni, per carità, però tu voti, stai cambiando la cultura, stai ammazzando la democrazia con tanto di superficialità. C'era una di loro, un onorevole, che diceva vota quel rosso, 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 quel rosso, e noi sopra realmente ci scendevano le lacrime, perché è assurdo essere governati da queste persone, messe lì, tastato con le nostre, senza sapere che cosa fanno per la poltrona. Vergognoso, perché tanti erano anche giovani, tanti onorevoli giovani. Infatti io dico, perché ci sei andata? Il mio augurio era quello di incontrare lo sguardo di qualcuno di loro per mostrargli tutto lo sdegno che provavo. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Faraone quando siamo uscite alla Camera. Gli ho solo detto sotto, mentre che passava, fai proprio schifo. Io dicevo, comportatevi bene, mi sono messa un bavaglio davanti alla bocca e l'ho tenuto tutto il tempo quando hanno votato, il bavaglio nero, e poi loro mi hanno detto, signore, se lo togli, dico, non me lo posso togliere, soffro di asma, c'è troppa aria condizionata, mi hanno tappato, me la devo tappare la bocca. Quindi per cui il mio augurio è che realmente possiamo fare rete, e possiamo anche agli attivisti, perché poi ci siamo rivolti a loro, quest'estate noi non andremo in vacanza, io lo faccio proprio per principio, perché la domenica mi devono venire in piazza a Sant'Antonio per poter parlare con i miei compaesani e dire che la scuola non è più pubblica, la scuola ormai è privata anche per loro, oltre che per noi, perché non è un fatto che tocca solo noi come docenti. E la cosa grave è proprio questa, che nessuno sa niente, tra l'altro si legge che fanno di notte, d'estate, quando tutti in vacanza. Il disinteresse anche da parte delle colleghe, perché io oggi alle mie colleghe mi chiedevano, Rosa stai andando mare, Castello a mare, Sorrento, dico no, non mi sono ancora fermata, sto ancora lottando. Ah, dice, beh, bocca al lupo, a me. Non mi è andato neanche a ricevere il premio, io insegno a Roma. Vabbè, passo la parola a te. Allora, buonasera, io mi presento, sono Lucia Massa, mi onoro di rappresentare il CUNSER, Coordinamento Unitario Nazionale Scuola Italiana Autocostituita, e che poi come veramente con grande piacere ho accettato l'invito dei compagni del Movimento 5 Stelle a partecipare a questo incontro. E in effetti questi attivisti hanno una grande stima e considerazione da parte mia, ma anche da parte della categoria del mondo della scuola, perché effettivamente ci stanno mettendo la faccia, stanno lottando strenuamente in difesa non soltanto della scuola, ma della democrazia del nostro paese, perché non è attaccata la scuola, con la scuola è attaccata anche la, è minacciata la democrazia. Il legislatore deve occuparsi soprattutto dell'educazione dei giovani, ed è questo che, trascurato da uno Stato, rovina la democrazia.
E poiché lo Stato ha un unico fine, il bene comune, è evidente, di necessità, che anche l'educazione sia unica e uguale per tutti, che la cura di essa sia pubblica e non privata. Questa è un'affermazione del grande, grandissimo filosofo greco Alessandro di Stagira, e pensate un po', risale a 2500 anni fa, ma è di un'attualità drammatica spaventosa, perché racchiude in luce ciò che esattamente di segno opposto e contrario sarà purtroppo realizzato a partire dal prossimo anno scolastico dalla legge di riforma 107-2015, conosciuta come la cosiddetta legge della buona scuola, riforma della buona scuola, che è anticostituzionale, attenzione, non rappresenta perciò una riforma, ma rappresenta una controriforma, anzi la controriforma della scuola pubblica italiana, che da scuola pubblica, statale, democratica, pluralista, laica e partecipativa, è di fatto, hic et nunc, subito, trasformata in scuola antidemocratica, autoritaria, conflittuale e aziendalista, con grave danno e pregiudizio per l'istruzione e la formazione dei nostri figli, dei nostri studenti e in generale per la democrazia del nostro paese. Questa riforma infatti calpesta, annullandoli, i diritti dei nostri studenti, perché calpesta e mortifica la scuola di tutti e per tutti, trasformandola nella scuola degli uni contro gli altri. La scuola prevista da questa controriforma quindi non sarà più gestita come luogo di cultura e di crescita culturale, come luogo di uguaglianza che offre ai suoi studenti pari opportunità affinché tutti, ma proprio tutti, raggiungano il successo formativo, al di là e in virtù del superamento delle differenze e dei differenti livelli iniziali di partenza, che anzi con questa riforma non saranno eliminati, ma saranno acuiti e rafforzati. E ciò perché? Perché la scuola diventerà un'azienda. Da comunità si trasformerà in azienda, un'azienda vera e propria, e come tale sarà governata e gestita da logiche economiche, attente non alla qualità del servizio di istruzione e di formazione erogato, ma sarà attenta alla quantità, e mi riferisco al numero delle iscrizioni che quella determinata scuola effettuerà, mi riferisco alla entità dei finanziamenti che otterrà, mi riferisco alla reperibilità o meno degli sponsor privati che quella scuola riuscirà ad ottenere, e così via. La scuola però pubblica italiana non può e non deve assolutissimamente essere paragonata in tal senso, gestita e fatta funzionare come un'azienda, perché la scuola pubblica italiana, ripeto, è una comunità retta da regole e da principi democratici che ispirano e guidano il confronto, il dialogo, la partecipazione, la dialettica costruttiva tra le sue componenti, che sono gli operatori scolastici, quindi i docenti, gli studenti, le famiglie, i dirigenti scolastici, il personale ATA, assistente amministrativo, ma anche gli studenti e le famiglie. Quindi non può e non deve essere assolutamente una struttura, non può assolutamente avere una struttura centrata e verticistica, così come le viene invece conferita da questa controriforma della scuola pubblica italiana, in quanto accentra tutti i poteri, non soltanto gestionali, ma anche in merito alla didattica, alla valutazione dei docenti, le accentra nelle mani di una sola figura, che è il preside, che io amo insomma definire, condiviso dalla maggior parte, preside sceriffo, definito poi dal faraone ultimamente sindaco. E quindi aspetteranno a lui tutte le decisioni da prendere, con la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo, a suo piacimento.
ma la scuola pubblica italiana è soprattutto la scuola di tutti e per tutti. Deve garantire l'uguaglianza delle varie opportunità formative a tutti i suoi studenti e deve offrire un'istruzione pubblica di qualità e sia accessibile a tutti, così come è previsto e sancito in maniera inderogabile dagli articoli 3, 9, 33 e 34 della nostra Costituzione, dal nostro dettato costituzionale. E invece questa sciagurata riforma che cosa fa? Spinge, e qui arriva il bello, spinge verso un sistema che finanzia le scuole private o le paritarie con il finanziamento pubblico, con il finanziamento dello Stato, e finanzia la scuola pubblica con i proventi dei privati. Per quanto riguarda il finanziamento delle scuole private da parte del sistema del finanziamento da parte dello Stato, avviene attraverso due modi: attraverso le agevolazioni fiscali previste in favore delle scuole private e attraverso le detrazioni fiscali che vengono concesse alle famiglie in virtù dell'articolo 19 della riforma, allorquando queste famiglie decidono di iscrivere i propri figli in scuole private. La legge dice, il legislatore dice, anzi, in virtù di dare libertà di scelta educativa alle famiglie. Eh no, la libertà non viene concessa, vengono effettivamente invogliate le famiglie a preferire le scuole private e non le scuole pubbliche. Adesso vi vado a spiegare perché. Quindi, cosa stabilisce l'articolo 19? Che le famiglie che iscrivono i propri figli in scuole private usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli presso queste scuole. Va da sé, ecco, questo arriva adesso il punto, diciamo, fondamentale. Va da sé che le scuole private sono finanziate, però, attenzione, grazie alle somme versate dai contribuenti soggetti all'IRPEF. E ciò in netto contrasto e violazione dell'articolo 33, in particolare il terzo comma della Costituzione, che stabilisce e sancisce che enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituzioni e di educazione senza oneri, senza spese per lo Stato. Invece con la riforma, con questa controriforma, gli oneri, le spese per lo Stato ci sono. E questo, perdonatemi il termine, scherzetto, costerà a noi come cittadini italiani milioni di euro all'anno. Quindi questa previsione normativa non dà, in effetti, nessun beneficio alle famiglie, in quanto dobbiamo pensare alle famiglie, non quelle abbienti, ma dobbiamo pensare alle famiglie senza reddito, alle famiglie che hanno un reddito minimo, per le quali non sarà possibile iscrivere i figli presso le scuole private e quindi usufruire di questa detrazione fiscale. Quindi cosa farà? Ovviamente iscriveranno i figli presso la scuola statale che si vedrà purtroppo distanziata in merito al piano, all'offerta formativa, di molto rispetto alle scuole private. Perché se a un certo punto si invogliano i cittadini, ma in particolare le famiglie, a iscrivere i figli, li si incentiva appunto tramite queste agevolazioni, detrazioni fiscali, a iscrivere i figli presso le scuole private, ovviamente le scuole statali passeranno in secondo piano, avranno la possibilità minore di offrire un piano formativo più ricco e quindi saranno anche più maggiormente attrezzate da un punto di vista di laboratori, di edifici e tutto, ok? E pensiamo quindi, e quindi si creerà una forte disuguaglianza, perché avremo le scuole di serie A e le scuole di serie B. Le scuole di serie B dobbiamo pensare soprattutto alle scuole del sud, a quelle scuole, tantissime, che sono ubicate in territori disagiati, in territori nei quali vivono famiglie che a causa della crisi versano in condizioni economiche disastrose.
Vediamo ora invece il finanziamento della scuola pubblica effettuata dal privato attraverso il cosiddetto school bonus, che ultimamente ho letto, e devo dire la verità, non è che abbia approfondito molto, è stato declinato in varie versioni. Che cos'è lo school bonus? Lo school bonus non è altro uno strumento che consente a chi lo spende, diciamo, benefici fiscali a chi versa denaro alle scuole. Sempre contemplato dall'articolo 18 di questa legge, che contrasta con l'articolo 53 della Costituzione. Perché contrasta? Perché l'articolo 53 della Costituzione recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, e la scuola pubblica italiana rappresenta spesa pubblica, in ragione della loro capacità contributiva. Poiché avranno la possibilità soltanto i più abbienti, le famiglie più abbienti, che appunto potranno donare questi soldi alle scuole, ottenendo relazioni fiscali, è normale che una parte poi della popolazione, quella più povera, non ne potrà usufruire, non potrà contribuire quindi a concorrere appunto alla spesa pubblica per la scuola. E poi c'è un altro aspetto, gli sponsor privati che potranno finanziare progetti particolari, potranno appunto donare denaro alle scuole, ma tutto ciò però dipenderà se il dirigente scolastico saprà rendere, diciamo così, appetibile la scuola ai privati presenti sul territorio, e quindi se la scuola dipenderà questo, se la scuola saprà fare imprenditoria per autofinanziarsi. Che brutta cosa! La scuola pubblica italiana deve fare imprenditoria per autofinanziarsi. E anche questo dipenderà dal territorio di appartenenza della scuola, dal tessuto sociale ed economico nel quale la scuola o le scuole sono innestate. Di conseguenza abbiamo sempre scuole di serie A e scuole di serie B. Qualche settimana fa, un paio di settimane fa, alla Camera si è cercato di far passare un emendamento alla riforma della pubblica amministrazione che prevedeva che per l'accesso ai pubblici concorsi sarebbe stato richiesto, quindi come condizione sine qua non, non soltanto il voto di laurea conseguito, ma anche l'università presso la quale sarebbe stata conseguita. Guardate un po', ho letta poi subito l'elenco dell'ANCUR, delle università maggiormente accreditate e valutate dal sistema di valutazione nazionale delle università, figuravano i primi posti la Bocconi, le università del nord, quelle che non sono per i tanti ma per i pochi. E il meridione, brava, non era proprio nominato. Napoli no, si fermava a Roma, ma neanche Roma mi sembra. Sì. Quindi c'è stato anche questo tentativo di un disegno generale che bisogna capire la trama, perché come più volte ho scritto e ho postato, ma anche nelle riunioni che abbiamo tenuto come Cunzia, abbiamo detto: è vero, noi diciamo il governo Renzi sta facendo tutto questo, un governo che non ci rappresenta perché non è stato eletto dal popolo sovrano e che ora il popolo sovrano non vuole, non riesce a mandarlo a casa perché sono 15 anni che non ci consentono di votare. Ma non è Renzi, il governo Renzi è un burattino nelle mani di una lobby di potere economico e finanziario che travalica i confini nazionali. E questo è appunto. Quindi è un disegno generale
e con la scuola, che è iniziato con l'Italia, con il Jobs Act, con la scuola è stato messo un altro tassello. E vi spiego perché. E arriviamo a un altro punto dolente della riforma, che è quello dell'ampliamento dell'alternanza scuola-lavoro, che è un tassello questo, cioè l'alternanza scuola-lavoro che è un tassello che si ricollega direttamente al Jobs Act. Vi spiego perché. Allora, l'ampliamento dell'alternanza scuola-lavoro prevede 200 ore per i licei e 400, ma mi sembra che sia in discussione l'innalzamento a 600 ore negli istituti tecnici e professionali. Ora io mi chiedo, ma queste ore, che sono tante, come andranno a integrarsi con lo svolgimento delle normali lezioni, cioè lo svolgimento del curriculum, no? Delle lezioni disciplinari che dovranno essere condotte, in quanto si tratta di ben del 35-40% del monte ore annuale. Quindi già questo lascia molto perplessi. Un altro aspetto preoccupante invece è rappresentato dall'apprendistato nell'ambito dei percorsi di istruzione e di formazione professionale. Una cosa importantissima per la politica. Dov'è che diventa scandaloso e inaccettabile? Che, e perciò è collegato con il Jobs Act, il fatto che si sia reso, in effetti, obbligatorio questo apprendistato, legandolo indissolubilmente all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Ma ha detto molto concretamente, molto praticamente, che cosa vorrà dire questo? Che la scuola manderà i ragazzi a lavorare a 15 anni. E questo perché? A chi a Renzi ha chiesto la motivazione? Ha detto: io intendo risolvere, contribuire a risolvere, la disoccupazione giovanile. La disoccupazione giovanile non si risolve mandando i ragazzi a lavorare a 15 anni, ok? Gratis, fornendo brava alle aziende, alle imprese, manovalanza a basso costo. Perché non si tratta di un percorso formativo, attenzione. A costo zero, perché non si tratta di un percorso formativo, ma si tratta di un contratto di lavoro vero e proprio che avranno. E cosa fa il governo? Invece di innalzare l'obbligo scolastico da 15 a 18 anni, allineandosi così con il resto dei paesi europei, lo rimane a 15. E invece di dare l'opportunità ai nostri studenti di studiare, di prepararsi meglio, ovviamente anche effettuando l'apprendistato, l'alternanza scuola-lavoro, li manda a lavorare. Il problema della disoccupazione giovanile non deve essere un problema della scuola, non deve essere risolto dalla scuola, ma deve essere risolto dalle politiche di sviluppo del governo. È un problema dello Stato, è un problema di Renzi. E allora io vi chiedo, se mettiamo insieme questi aspetti che non sono esaustivi, perché ce ne sono tantissimi, sono altissimi i profili di incostituzionalità, e tutti insieme vanno nella direzione di instaurare una dittatura culturale, e torna drammaticamente attuale riguardo a questo scenario, no? Che si va delineando man mano. Il discorso di Piero Calamandrei, che fece alle Camere nel 1950, perché proprio questo discorso che adesso vi leggerò, e vi prego di fare molta attenzione, intravediamo proprio tutte le linee di questo piano diabolico, perverso, io così lo definisco.